tempo e sapesse anche far parlare il passato, ma non ricostruirlo. Quello che è disfatto è disfatto, il passato parla da solo. È impossibile. Non bisogna che lo vada a ricostruire. Perché gli diamo un senso diverso adesso, recuperando quell'oggetto lì, noi adesso gli diamo un senso diverso e lo utilizziamo in modo diverso, in modo differente. Poi entra nel sistema delle merci, una volta non c'è, poi era diverso. Per quanto riguarda la città, io non so se le città del passato fossero... Sì, scusate. Per quanto riguarda la città, non so se le città del passato, come diceva, fossero meglio di oggi, non lo so, vuol dire, io so che mi piacciono molto, le vedo con l'occhio interessato per capire che cosa volessero dire, ma le città del passato erano monocentriche, e questo mi fa molto paura, monocentrico sembra un capo, no, che comando. E questo, non eravamo due, erano la Chiesa e il Podestà. E questo mi faceva abbastanza paura, insomma. Non so trovare una bella città policentrica, però. Questo dalla domanda. Non so trovare una bella città policentrica che funzioni come funzionavano quelle monocentriche, insomma. E per quanto credo se ne senta l'esigenza. Ecco, voglio dire, non va più la città monocentrica, però esistono ancora le periferie. Milano è un disastro, Torino anche, Bergamo in qualche modo l'arrangia, la mia città Alessandria è un disastro, non so, è un disastro già tutta, però voglio dire, ha tutte le malattie della città monocentrica senza essere policentrica. Un ottimo esempio di città, di territorio policentrico, ce n'è più di uno, per esempio una città come Copenaghen. Sì. Copenaghen, perché la possiamo chiamare policentrica? Perché ha un sistema di trasporti, di collegamento pubblico, quindi a prezzi bassi, perfettamente funzionante e efficiente, che collega un territorio, grazie al quale c'è uno dei musei più belli d'Europa a 30 km da Copenaghen e ci arrivi in un quarto d'ora in Louisiana. Ed è un museo visitatissimo in un paese, paesino di 1000 abitanti. Ha delle protesi, ma non è strutturata per essere. E dipende da cosa vuol dire policentrico, se è un tema spaziale, un tema di gestione, di poteri, di tutto, democrazia. Esattamente tutte queste cose. Va bene. E lì, secondo me, tra i due modelli, pur non essendo, non esistendo la perfezione, perché tutti vogliamo innovare, certo, però certo. Nel nord Europa si trovano esempi. Io non sono mai stato a Copenaghen, ho degli amici che mi hanno parlato anche là, gente anche di là. E me ne parlo in termini entusiastici, esattamente come penso. Io sono forse però vorrei evitare anche penale. Ma io non penso che dentro nel merito di due città, non so, gli strumenti, no? Cioè, penso che sia anche quello un organismo vivo che si modifica, no? Perché quindi va continuamente rinnovato e aggiornato, no? Cioè, trovando quegli equilibri che si perdono nei cambiamenti, no? Quindi anche lì possiamo pensare agli equilibri instabili, no? No, quello che volevo dirvi io era ricordarvi una cosina piccola che forse non bisogna dimenticare. Bello e brutto, bello e cattivo, brutto e cattivo nascono insieme. Cioè il bambino apprende insieme queste due cose, cioè, no? E le fa una sorta di equazione, bello e buono, brutto e cattivo, nascono insieme. Io penso che questa cosa da qualche parte ci gira sempre dentro, e dobbiamo tenere un po', fare attenzione a tenere un po' separati. Rispetto al discorso di partenza, che era quello del ciò che può essere innovativo, se può essere qualcosa che in qualche modo diventa, come dire, quello che arriva dopo non necessariamente è migliore di quello che c'era prima. Io credo che innovativo sia qualcosa che riesca in qualche modo a contenere la storia, a farne qualcosa di questa storia,
ma ad assumere verso di essa uno sguardo diverso, un po' quello che stava dicendo prima. Quando sono arrivata qui, a me fa sempre un certo effetto entrare in questo posto, perché io prevalentemente mi occupo di psichiatria e questo posto io lo conosco solo per la mia età attraverso i racconti delle ultime persone che sono state qui. Quindi io ho tutto un immaginario di questo posto che però nella realtà io non ho vissuto, perché sono nata nel 78 e con l'origine della legge, anche se è stato chiuso molto dopo. No, ma non ancora, se lo riaprono magari. E quindi quando sono entrata ho fatto una foto del corridoio lungo degli archi, perché guardavo queste porte che sono state rinnovate, perché poi ho letto che ci sono delle associazioni, cioè leggevo le nuove diciture di queste porte, però poi le porte erano quelle lì e io non potevo fare a meno di guardare queste nuove porte, ma di vedere nella mia mente quello che erano i racconti di queste porte che a me hanno fatto e io non le ho neanche vissuti. E allora in questa cosa pensavo che forse innovativo è qualcosa che contiene la storia, cioè che in qualche modo non la cancella, non la rinnega, la mantiene, ma porta anche qualcosa di diverso che permette a noi, che magari non l'abbiamo vissuta questa storia, di immaginarla, ma di poter vedere anche una scritta nuova, no? E di tenere insieme questi due dimensioni anche temporali, che per me è qualcosa di molto difficile in questo tempo, in questo momento dove c'è una frammentazione di tante informazioni, di tante cose, che a volte a me danno la sensazione di perdere di vista un po' l'origine, no? I famosi mattoni, il martello, e in questo tempo, no, dove tutte le robe sono spot a partire dai social, dalle informazioni. Ogni tanto mi ritrovo a leggere in una settimana 5 articoli di cui poi non so neanche le fonti bene, perché le leggo magari mentre sono ferma in coda. E allora ogni tanto mi fermo e dico, ma il senso di questa lettura, cioè cosa che ho imparato rispetto a quando studiavo all'università che avevo tutta la mia bibliografia. Però questo è quello che c'è adesso. E allora bisogna tenere insieme la lettura di questo articolo e la ricerca di una fonte, perché altrimenti il vuoto diventa qualcosa di che è una voragine poi. Allora, noi abbiamo, noi abbiamo una brutta, voglio dire, sono un po' in polemica con la storiografia io. Con quale? Con lo storicismo. Uso il microfono. Sono in polemica con lo storicismo. Sono in polemica con lo storicismo perché e cade esattamente negli errori del dopo il milione per tutta la storia che si legge nei libri delle scuole medie, nel corso superiore, nell'università, è sempre il dopo che milione per. Allora, per avere dei buoni libri non bisogna prendere i libri di testo, per avere dei saggi, ma dei saggi che escono bene, insomma, che escono per esempio dalle annali, dagli analisti, da questa gente qua. Io probabilmente non so se il nuovo mantiene il vecchio. Io so che ho bisogno però di andarlo a vedere, ma ho bisogno di farlo parlare e di valorizzarlo, perché quello non sarebbe più ripetibile. È un'esperienza fatta in un certo modo che mi serve e non sarebbe più ripetibile. Io penso che quello che ha detto Raffaello, quello che ha detto Giotto, quello che non è che possa essere superato. Le cose che hanno detto, quello che ha detto Aristotele, quello che ha detto Platone, non è che siano superate, a parte Platone no. Di Platone è stato detto che tutto quello che è venuto dopo potrebbe essere qualche nota a piedi pagina, rispetto all'opera di Platone. Ma tutto quello che hanno detto è valido anche oggi. Quello che hanno detto poteva essere detto soltanto in quei modi lì. Quello che hanno detto i pittori tipo Giotto, tipo Botticelli, dove che si vuole, scriveva la francese, poteva essere detto soltanto in quei modi lì, non c'era un altro modo per dirlo, ma io devo andare a scovare cos'è la volta, non contemplare, è bello, non voglio niente, insomma. Soltanto così può essere detto, e questo è il tuo valore,
Allora è una perla che io ho lì, il suo valore è quello che dice che non può essere detto in un altro modo, neanche con i mezzi più avanzati che abbiamo. In questo senso, certo, sono d'accordo che la storia è importante, voglio dire, sapere com'è, però devo andarlo a leggere e sapere che è irrepetibile. Quello che ha detto è detto in assoluto, non c'è più, non si può più dire niente. No, questa fine hai già detto cosa volevo dire, perché io penso, cioè, che bisogna tenere presente, ci sono, per quanto mi riguarda, ci sono due livelli, no? Io so pensare alla storia nel senso della discontinuità, se non riuscirebbe a parlarne, no? Se non ci fosse questa discontinuità, non ci sarebbe neanche la necessità di fare la narrazione che è poi la storia, perché la storia è una narrazione, no? Di mettere insieme delle cose, cioè, cercando quel paradigma forse assai riduttivo, cioè che è causale, non che riduttivo, no? Cioè, oppure è la storia degli eroi, la storia, no, dei principi, no? Cioè, no? La storia dei vincitori, e c'è tutta un'altra storia che non viene detta, no? Che non viene mai raccontata, no? Quindi la storia è sempre una narrazione un po' parziale, no? Lo storico cosa fa? Si gira indietro, ma questo secondo me è determinato questo. Con lo sguardo del presente, con lo sguardo del presente lì c'è successo questo, no? Cioè, quindi è una variazione a posto di causalismo, sì. Di ciò che è accaduto, no? Cioè, e quindi questo dice soltanto, appunto, è una delle narrazioni possibili, no? Cioè che gli storici stessi un po' smentiscono in qualche modo, no? Cioè criticano, insomma, le cose bravi. E poi c'era l'altra cosa che mi veniva in mente a dire, cioè in cui io sono d'accordo, figurarsi non sono d'accordo dato il mio cognome, cioè che il vecchio è sempre passato, cioè, no, grazie, no, l'innovazione è sempre meglio, ma chi l'ha detto? Cioè, no? A parte questa puntata così un po' stupidina, c'era, e ricordo che c'è la necessità di guardare, c'è il genio. Henry James, lo scrittore, narrava che la perla, intendendo dei suoi scritti, non era stata ancora scritta. La perla. E cioè, questa perla c'è, cioè, che rimane, no? È l'utopia, no? Cioè proprio il sogno, no? Della vita, no? Cioè, la perla. Ecco, io penso che questo sguardo qui è importante che ci sia, ma che non ci accechi rispetto alle perle che ci sono state, no? E possiamo cogliere anche le perle che ci sono state, no? Che ci sono state, no? Allora, innovare a questo, secondo me, non è soltanto questo movimento progressivo, no? No? Cioè che va, che guarda sempre avanti, no? Cioè, ma che ha uno sguardo più fronte, sa guardare, ma forse anche uno sguardo panoramico, meglio ancora, no?